Allora, buonasera, ci siamo già salutati, ma questo è il saluto ufficiale. Questa passeggiata, questa presentazione e poi la passeggiata che ci sarà domenica sono legate e dedicate alla Garbatella, un posto che non so se chiamare quartiere, rione, distretto, comunque è un posto del tutto particolare, come vedrete domenica. C'è tra voi qualcuno che già lo conosce, per cui non gli dico niente di nuovo, però è un posto veramente interessante. Tant'è che la Giunta Comunale di Roma nel 2011 aveva deciso di trasformarlo in uno dei rioni storici, cioè di assimilarlo ai rioni storici all'interno delle mura. Fino adesso non mi risulta che sia stato fatto, comunque perlomeno l'intenzione c'è. A Garbatella sono tante le cose importanti, a cominciare dall'architettura, dall'urbanistica, dalle relazioni sociali. È un quartiere, un distretto, d'ora in poi lo chiamo rione, un rione complesso in cui ci sono tante sfaccettature, tante cose, tanti particolari da cogliere. Uno diciamo, degli aspetti più importanti è quello sociale, poi vedremo perché andando avanti con la presentazione. Allora, siccome per chi lo dico soprattutto per chi non era presente alle altre due presentazioni, sono solito iniziare con un sonetto di Belli e finire con un sonetto di Belli. Perché Belli è un po' il nostro nome tutelare. In questi anni abbiamo saccheggiato abbondantemente la sua produzione e stiamo cercando di continuare. E questa volta ho scelto dei sonetti di Belli a contenuto sociale, quindi un po' diversi da quelli che avete avuto modo di vedere la volta scorsa, di ascoltare le volte precedenti. Adesso comincio, c'è qualche problema di configurazione con PowerPoint, comunque. Allora, questo sonetto si chiama Il poverello de Malagrazia. E la voce narrante parla di un poveretto, diremmo adesso probabilmente diremmo un senza fissa dimora, poveretto che si trova a essere sdraiato, forse a dormire, chi lo sa, però quel benedetto poverello fasse trovare sdraiato per le strade d'un conte cardinale, come sotto a un bancone de macello, e poi si becca e se sentisse male, non aveva manco un dedo de cervello de tirasse un po' in là, mentre che quello si strascinava su, coda e codale, di aver coraggio in faccia a sua eminenza, de fa puro la bava dalla bocca e de lassaglie lì quella schifenza, e moriglie per giunta al suo cospetto, come si stasse in della subbicocca. Ma non si chiama a mancaglie di rispetto. Allora, questo è un sonetto del Belli maturo, ma comunque sempre attento alle questioni sociali. Quindi non è che si occupasse solo di politica, di Roma, di tradizioni, ma era attento anche alle questioni sociali. Allora, questo poveretto che si trova sulle strade del Conte Cardinale, quindi immaginate questo palazzo con questo scalone, non era infrequente che diseredati, poveretti, entrassero, chiedessero l'elemosina, sta sdraiato sulle scale. E poi il sonetto dice, vabbè, nonostante che si sentisse male, non aveva nemmeno il minimo di intelligenza di spostarsi mentre quello si strascinava su coda e codale. Allora, immaginate questo cardinale vestito da parata con un lungo strascico rosso che sale le scale. Quindi la coda si capisce, il codale è un giochetto di parole di Belli, perché il codale è il sottocoda del cavallo, in generale dei grossi animali. Quindi non è proprio un complimento che fa al cardinale.
E poi continua a aver coraggio in faccia davanti a Sua Eminenza di fare anche la bava dalla bocca e lasciargli lì quella schifezza e morire per giunta al suo cospetto, come se stassi in della subbicocca. Si muore dentro casa, ovviamente, non davanti a un cardinale. Non si chiama a mancargli di rispetto. L'ironia di Belli è un'ironia triste, naturalmente, amara. Però è forte e decisa. Bene, adesso cominciamo. Scusate gli inconvenienti tecnici, ma è successo che il file che ho salvato è bloccato sull'avanzamento automatico delle diapositive e il controllo di questa funzione è disabilitato. Non riesco a ripulirlo, per cui dobbiamo sopportare che ogni tanto saltino. Allora, ora diciamo, ho dato alla presentazione la stessa struttura della volta scorsa. Controllo centrale. La stessa struttura della volta scorsa, e in particolare cominciamo a dire che cosa andiamo a fare alla Garbatella. Poi diremo perché, e poi via via vedremo dove andiamo. Allora, l'idea è quella di raccontare la storia di un insediamento che in effetti potrebbe essere uno nei rioni storici. Tant'è che d'ora in poi lo chiameremo Rione, andremo più veloci del comune di Roma e cercheremo, girando per questo rione, di capire la sua atmosfera e il suo spirito. Quindi la Garbatella verrà raccontata in questo contesto attraverso la sua storia urbanistica, che è molto diversificata e diversa, perché nella Garbatella poi in realtà ci sono due periodi storici differenziati: la prima Garbatella, che doveva essere una città giardino, e la seconda Garbatella, che invece è servita a tutt'altro, cioè a alloggiare i tanti sfollati e sfrattati dalle varie demolizioni al centro di Roma. Quindi ovviamente col tempo sono cambiati gli obiettivi lo scopo dell'insediamento, come vedremo. Adesso ne parliamo poi più avanti. Allora, perché? Allora, a che è servito? Perché è stato fatto questo rione? Allora, è servito per un progetto, è stato realizzato per un progetto. Diciamo che la progettazione della Garbatella è iniziata intorno prima della Prima Guerra Mondiale e poi i lavori sono materialmente iniziati nel 1920. Ed è un rione che è nato intorno a un'idea, quella di portare il mare a Roma. Quella di portare il mare a Roma attraverso un porto a Ostia, un porto vicino alla Garbatella e un canale di collegamento che unisse questi due porti. È un progetto ambizioso, quasi faraonico. È un progetto che però poi alla fine è abortito. Ne vedrete delle tracce di questo progetto nei nomi delle strade. Moltissime strade, circa la metà a Garbatella, sono dedicate a personaggi legati o direttamente o indirettamente al mare e alla navigazione. Ci sono progettisti navali, cartografi, esploratori, un po' di tutto. L'altra metà delle strade, questa è una curiosità, è dedicata a missionari, comunque in qualche modo legati ai viaggi, perché sono missionari in Cina, missionari in Africa, nelle Americhe. Quindi c'ha questa vocazione marinara, un posto che è pure lontano dal fiume, oltretutto, sì, è lì a due passi, però in realtà dal mare è lontano e al fiume non è vicinissimo. Per quello che vi dicevo, la Garbatella è stato un esperimento architettonico e urbanistico interessante, perché è servito proprio in ragione
diciamo, delle due diverse, dei due diversi momenti storici che ha vissuto, è servito a sperimentare soluzioni architettoniche comunque sia eleganti e interessanti dal punto di vista architettonico. Però la Garbatella non è solo questo, la domanda che ci facciamo spesso andando in giro per Roma è quella di capire che cosa c'era prima. E che cosa c'era prima? C'era molto poco, nel senso che la Garbatella in epoca romana era probabilmente occupata da ville di rustiche o comunque da ville di periferia, ed era attraversata da una strada. In epoche più recenti era attraversata dalla Via delle Sette Chiese, un percorso importante che esiste tuttora e che anzi è l'asse, uno degli assi viari principali della Garbatella. Era una strada che univa la Basilica di San Paolo a quella di San Sebastiano. Quindi la Garbatella è sorta intorno a questa strada. C'è una mappa di La Fleurie che ci ricorda questa origine. Questa è una mappa del 1575 dedicata alla devozione delle sette chiese. Quindi siamo agli inizi della tradizione delle sette chiese a Roma. Originariamente le chiese erano San Pietro e San Paolo, quindi i pellegrini si spostavano tra questi due poli religiosi, e poi progressivamente ad opera di San Filippo Neri, insomma sapete la storia, si sono aggiunte via via le altre chiese, in particolare si è aggiunta San Giovanni, poi si è aggiunta Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore e San Lorenzo fuori le mura. E questo ovviamente che vi mostro dove sta cosa. Questa che vi mostro non è una mappa topografica, è una mappa che mostra per grandi linee l'andamento del terreno e mostra molto ingrandite le sette chiese con i pellegrini che si spostano dall'una all'altra, come vedete. La freccetta rossa in alto rappresenta proprio il collegamento tra San Paolo fuori le mura e San Sebastiano. Qua in mezzo ci sono i colli di San Paolo, quindi vedete che le proporzioni non sono molto rispettate, però insomma è questo l'inizio della Garbatella di fatto, perché poi questa strada era percorsa continuamente dai pellegrini che facevano il giro delle sette chiese e si spostavano in giro per Roma seguendo questo itinerario. Partiremo per fare il giro dal sito della cittadella di Giovannipoli. So che qualcuno di voi ha abitato o abita in via Giovannipoli, è un nome che è stato dato a una delle strade della Garbatella a ricordo di questa fortezza che è stata costruita da Giovanni VIII nell'881, se non sbaglio, dopo il sacco dei Saracenisi, perché il IX secolo è stato un secolo di traumi per molte abbazie e soprattutto per Roma, perché sono state saccheggiate nell'846 San Paolo e San Pietro. Dopo questo shock, questo evento epocale inimmaginabile, sono stati saccheggiati da bande di saraceni che erano installati stabilmente in Italia, soprattutto nelle Puglie, e si spostavano in giro spesso, facendo anche la politica, entrando in qualche modo nella politica italiana, perché alcuni dei saccheggi sono stati commissionati o comunque favoriti magari dai duchi bizantini di Napoli o dai Longobardi, insomma c'era dal ducato Longobardo meridionale, insomma c'era una bella agitazione e loro spesso sono stati sfruttati, comunque sia facevano dei ricchi bottini. Quindi questo trauma è servito a costruire la cittadella di Giovannipoli. Cittadella di Giovannipoli che è scomparsa nel frattempo, di cui però resta qualche traccia esile archeologica, restano ovviamente le fonti scritte e restano
resta un'iscrizione nella Basilica di San Paolo, insomma ci stanno parecchie evidenze che questa cittadella è esistita e per un po' ha prosperato fino grosso modo al 1400, poi si è estinta forse a causa di un terremoto, non si sa esattamente. Sulla sinistra vedete un disegno tratto da un lavoro di Lucrezia Spera che mostra l'aspetto ipotetico della cittadella. C'è chi dice che in realtà sfruttasse pure una parte dei Monti di San Paolo per essere più difendibile. È possibile, però non ci sono evidenze archeologiche. E per concludere questo excursus sulla Basilica di San Paolo, va detto che c'era un lungo portico, sempre riportato e ricostruito da Lucrezia Spera, questo sì è stato indagato archeologicamente, che univa la Porta San Paolo, vedete in fondo la piramide, con la Basilica di San Paolo. Era un portico, quindi coperto, che garantiva ai pellegrini uno spostamento in sicurezza, riparo dalle intemperie e soprattutto li proteggeva in qualche modo nell'attraversamento di un territorio che era più o meno deserto. E va detto che questi portici, ce n'erano almeno altri due a Roma, uno che raggiungeva San Lorenzo fuori le mura e un altro che attraversava il centro storico e raggiungeva San Pietro, avevano anche una funzione commerciale, perché ovviamente questo fiume di persone che si spostava in città doveva comprare, doveva mangiare, e quindi questi portici erano anche una specie di grosse botteghe che si spandevano linearmente per tutta la lunghezza del portico. Bene, allora, chiarito il motivo per cui ci fermiamo sotto il campanile di San Paolo, adesso cominciamo a vedere i luoghi. Cominciamo a vedere i luoghi, quindi dove. Allora, come vi ho detto, la realizzazione della Garbatella è iniziata nel 1920 sui colli di San Paolo. L'altura, quella dei colli di San Paolo, era un'altura quasi isolata, nel senso che da una parte, verso la circonvallazione ostiense, c'era la Valle dell'Almone. L'Almone esiste tuttora, ma ormai ha smesso il suo mestiere di fiume, ha cominciato un brillante mestiere da fogna. Perché è stato coperto, intubato e poi portato direttamente al depuratore. Poi c'era la Via delle Sette Chiese che attraversava il rione, percorso San Paolo-San Sebastiano. Da un'altra parte c'era il Tevere che non era vicinissimo ma nemmeno lontano. Poi dall'altra parte, verso la Cristoforo Colombo, c'era una sella che adesso è occupata dalla via Cristoforo Colombo, e quindi era un'altura isolata. Tutto questo è nato intorno all'idea del porto. Uno dei suoi propugnatori, dei suoi ideatori, uno dei suoi sponsor, potremmo dire, era Paolo Orlando, che spesso è ricordato qui ad Ostia. Però, per motivi anche economici, del porto non se n'è fatto nulla, si è ripiegato su una soluzione più semplice, quella di rendere navigabile il Tevere, però a quel punto la cittadina, il borgo marinaro, non so come chiamarlo, che avrebbe dovuto essere Garbatella, in realtà non è stata, perché il porto non si è più fatto. E quindi vediamo un po' adesso un po' di cartografia. Allora, questa cartina è del 1839 e mostra qua al centro i Monti di San Paolo. La via delle Sette Chiese che li attraversa per arrivare fino a San Sebastiano. Nei due cerchi rossi ci sono la Basilica di San Paolo a sinistra e la Basilica di San Sebastiano a destra. Poi c'è la via delle Sette Chiese e poi in alto, nell'altro grosso ovale rosso, c'è il fiume Almone che percorreva questa valle per sfociare poi nel Tevere, sotto la via Ostiense.
all'altezza del cavalcavia ferroviario, grosso modo, forse qualche centinaio di metri dopo, c'è ancora il ponte che attraversava l'Almone. È stato ricoperto dalla moderna Via Ostiense, però il ponte esiste tuttora, è sotto la strada. E poi più avanti, vicino alla stazione metro Garbatella, c'è anche un edificio che dovrebbe essere stato una mola, quindi questo almone aveva una bella portata, tant'è che fu faceva funzionare anche dei mulini ad acqua. Bene, questo è il quadro e il terreno su cui è stata costruita la Garbatella. Come vedete, non c'è, nel 1839 non c'era praticamente nulla, tranne qualche casale sparso qua e là. Poi durante la passeggiata vedremo esattamente quali sono i resti della proto-Garbatella, diciamo della Garbatella prima della costruzione del quartiere, però allora erano terreni agricoli essenzialmente. Allora, vediamo, andiamo avanti e parliamo del porto. Allora, le immagini sono di cattiva qualità, ve lo dico, mi dispiace, però non ho trovato di meglio. Allora, l'idea del porto la vedete nella cartina in basso a sinistra. Nel cerchio rosso c'è il porto a mare, quello che doveva essere nella parte meridionale diciamo, del collegamento marittimo. E grosso modo corrisponde alla posizione dell'attuale canale dei pescatori. Da questo porto, che vedete nella cartina in alto a sinistra, che prevedeva una diga foranea, delle darsene e dei magazzini portuali, probabilmente anche qualche collegamento ferroviario, vedo qui, e partiva un canale che doveva essere scavato, un canale navigabile che avrebbe raggiunto Roma nelle vicinanze della Garbatella. Ecco qui spiegato perché si è deciso di costruire un borgo in quella zona sopra la Basilica di San Paolo. Il porto terminava a Roma con una grossa darsena che doveva essere scavata nell'ansa del Tevere. Si vede chiaramente un canale che era previsto un canale di collegamento con il Tevere, che probabilmente sarebbe servito sia per ragioni commerciali che per evitare che si insabbiasse questa darsena. Non si capisce qua sotto dove sto muovendo il cursore del mouse, come avrebbero realizzato l'incrocio sul Tevere, se il Tevere sarebbe stato spostato o meno. Questo francamente non lo so e non sono riuscito a trovarne traccia. Più in alto, tanto così per garantire l'orientamento, vedete la Basilica di San Paolo nel cerchio rosso e subito sopra alla Basilica di San Paolo c'è la Garbatella. Quindi i lavoratori del porto, quelli impiegati comunque nella sua gestione, avrebbero potuto abitare a poche centinaia di metri dal porto, però il porto è naufragato, come si addice a un porto, quindi non se ne è fatto nulla, e la Garbatella è rimasta, diciamo, un po' né carne né pesce, perché è venuto meno il suo scopo fondamentale e non è stato sostituito da nulla di fatto. È diventato un polo residenziale. Poi vedremo come si è evoluto questo concetto col tempo. Allora, vediamo un po' qual era il progetto urbanistico e architettonico. Io adesso dico alcune cose sull'urbanistica e l'architettura. Se poi Mauro, che sicuramente mi sta sentendo, vuole intervenire, può farlo in qualunque momento. Allora, intanto perché è stata scelta l'area dei Colli di San Paolo? Intanto perché era vicina ovviamente alla zona industriale e al porto futuribile. I terreni costavano poco perché erano terreni agrari. E in più, un altro pregio di questo insediamento agli occhi dei governanti dell'epoca era l'isolamento. Stava su un colle e
era lontano dalla città, abbastanza lontano dalla città, quindi in un'epoca di conflitti sociali questa appariva una scelta saggia e prudente, cioè quella di evitare il contatto degli operai con i palazzi del potere, col centro cittadino. Quindi, diciamo, tutta una serie di buone ragioni che spingevano in questo senso. C'è da dire, e questa è una cosa che poi ritroveremo andando avanti in questa chiacchierata, che i proprietari della maggior parte dei terreni erano i Torlonia, che accettarono di cedere i terreni con una clausola che venissero utilizzati per la realizzazione di abitazioni popolari. Quindi in qualche modo hanno reso un servigio alla città di Roma e alla sua cittadinanza. Questa clausola, incredibilmente, circa 50 anni dopo, è servita per stoppare un tentativo di speculazione edilizia alla Garbatella. Vedrete, quando vi mostrerò le cartine, vedrete che molti edifici sono stati demoliti, ma a quel punto sia la popolazione, i residenti, che i Torlonia si sono ribellati, hanno fatto valere questa clausola e la speculazione è stata stoppata. Con quali criteri è stata costruita la Garbatella? I criteri, diciamo che si è cominciato a pensare alla Garbatella intorno al 1910, sono quelli della città giardino, vale a dire l'integrazione con l'ambiente naturale, l'uso di materiali locali, il riferimento a tradizioni anche classiche e stili locali, soprattutto il barocco, che nel loro insieme hanno dato vita a quel fenomeno che si chiama barocchetto romano. Questo ovviamente è un discorso che era valido fino a che doveva esserci il porto, quindi una popolazione limitata e tutta al servizio del porto. Però, diciamo, il fallimento dell'idea del porto ha portato a un cambiamento di destinazione d'uso, diremmo oggi, perché nel frattempo la politica a Roma è cambiata, e il regime fascista ha deciso che il centro storico doveva diventare una mostra di classicismo, di grandi edifici, e sono cominciate le demolizioni nel centro storico romano, da quella di Via dei Fori Imperiali, il quartiere Alessandrino, all'Augusteo, tante, insomma. E quindi si è posto il problema di trovare una casa a tutte le persone che ne sono uscite, che si sono trovate senza casa. Quindi la Garbatella è stata un po' rivitalizzata e un po' trasformata da questa esigenza. Infatti hanno cominciato a costruire degli edifici di tipologia piuttosto diversa, che va dagli edifici a basso costo rapidi ai grandi edifici a blocchi che potevano contenere centinaia di famiglie, potevano ospitare centinaia di famiglie. E poi comunque sono rimaste nell'ambito della Garbatella alcune aree di sperimentazione urbanistica. Le vedremo camminando per il rione, come le case modello. Le case modello che sono è un trapezio che comprende tre o quattro lotti in cui gli architetti si sono sbizzarriti nel proporre soluzioni architettoniche innovative. Questo è un concorso che si è svolto a Roma nel 1929. Allora, delle demolizioni vi ho già detto, adesso possiamo andare avanti. Allora, questa è la cartina della Garbatella storica. Allora, vi dico cosa significano tutte queste cose che vedete. Innanzitutto, le costruzioni indicate a tratto scuro, cioè quelle in marrone, sono tuttora esistenti e corrispondono alle costruzioni del 1920-33. Pochissime costruzioni sono preesistenti, vedete, ci sono queste costruzioni in grigio che esistevano prima della costruzione della Garbatella, quindi pochissime, e tante, soprattutto quelle
che affacciano verso il Tevere, questa è la ferrovia, quindi da questa parte, sono state demolite in quel tentativo di speculazione edilizia che poi è abortito. Però le demolizioni ormai erano state fatte, tant'è che vedrete quando nel corso della passeggiata che quest'area è rimasta utilizzata per scopi sociali, ci sono dei campi sportivi, dei parchi per ragazzi, però le case sono scomparse. Oh, gli altri elementi notevoli in questa cartina, allora il primo, quello contrassegnato dal numero 2, è Piazza Brin, che è una specie di ingresso monumentale alla Garbatella dalla via Ostiense, c'era una lunga scalinata che esiste tuttora che conduceva alla via Ostiense. Poi ci sono altri punti notevoli, per esempio questo contrassegnato dal 4 e dal 5. Corrisponde ai bagni pubblici, il numero 8, è un edificio che a piano terra era destinato a bagni pubblici perché c'era l'esigenza dei bagni pubblici, perché molte case a basso costo non avevano servizi né acqua corrente, per cui era necessario fornire dei servizi collettivi, un po' come nelle città romane in cui non c'erano servizi nelle case, però erano sostituiti dagli edifici termali. Questo è un principio simile. E di fronte c'è il cinema teatro della Garbatella. Poi, più avanti, al numero 7, vedete degli edifici di tipologia completamente diversa. Questi sono tra gli ultimi edifici a essere stati costruiti. Questa è la chiesa e questa è una scuola monumentale, enorme. Quando la vedrete, vi domanderete se è un'astronave calata dallo spazio. In realtà erano cambiati gli obiettivi, erano cambiate le necessità, ed era cambiata anche l'ideologia, per cui si costruivano questi edifici, enormi, molto ridondanti, molto classici. Poi, andando avanti, altri due elementi interessanti, vi cito soltanto questi due, il numero 6 e il numero 10, che corrispondono a Piazza Masdea e a Piazza Sapeto, sono i centri di due insediamenti di persone che avevano perso la casa. Il numero 6, quello di Piazza Masdea, è noto come insediamento degli sfrattati, vale a dire quelli che erano stati cacciati dalle demolizioni mi pare, dell'area dei fori imperiali. Il numero 10 invece è l'insediamento degli sbaraccati. Tutte e due sono caratterizzate da tipologie di abitazioni abbastanza rapide a basso costo. Gli sbaraccati sono quelli che venivano dalle demolizioni effettuate nell'area di Ponte Milvio. Va da sé che questi spostamenti massicci di popolazione hanno creato un bel po' di problemi, perché è vero che hanno avuto la casa, ma quelli che svolgevano delle attività commerciali, oltre alla casa, o artigianali, oltre alla casa hanno perso anche le loro botteghe. Per cui, vi potete immaginare che di problemi sociali ne sono sorti tanti. Infine, l'ultima cosa importante che vorrei mostrarvi, che è l'estrema interpretazione di queste abitazioni per grandi numeri di persone, è questa. Vedete questo agglomerato piuttosto grande con edifici con una pianta strana di Y più o meno, sono i cosiddetti alberghi suburbani, sono stati gli ultimi ad essere costruiti. E questi sono serviti a ospitare buona parte degli sfollati per le demolizioni del centro storico, il motivo per cui poi sono sorte le varie borgate intorno a Roma. Parecchie persone sono finite alla Garbatella, ognuno di questi alberghi era in grado di ospitare qualche centinaia di persone. Si chiamano alberghi perché la tipologia era quella delle stanze singole. Spesso le famiglie vivevano ammucchiate in una singola stanza, non c'erano servizi che erano comuni di solito al piano terra e non c'era nemmeno modo di cucinare, per cui in questo edificio che è indicato col numero 42, che è l'Albergo Rosso,
c'era anche una grande sala mensa nel cortile, una sala mensa che poi è andata perduta per il bombardamento della stazione Ostiense. Allora, Qua posso dire qualcosa di te, ma è una presentazione sì, abbastanza completa, direi. aspetta scusa che tolgo l'audio mio perché sennò ci interferiamo. Lo riattivo quando hai finito. L'immagine del quartiere di prima, lo puoi rimettere? Mi senti? Sì, perfetto. Mi sentite? Sì. Molto male, si sente molto male. Adesso mi Male, molto male, sentite? E allora Mauro. senti, e allora lasciamo perdere perché se... Continuo, non si sente niente proprio. Mauro, Non si sente niente. ci sei ancora? Mi sentite? Mi sentite? Adesso sì, adesso Adesso sì. sì, speriamo, Prova. speriamo che duri. Vabbè, io provo a parlare, se poi non mi sentite segnalatelo perché... Quelle cose le potrò dire anche a voce quando ci vediamo domenica. Gianfranco ha detto sostanzialmente già tutto. Io posso solo aggiungere qualcosa di contorno. La caratteristica della Garbatella è, come già lui ha detto, il fatto di essere nata in un modo, ma poi si è evoluta in un altro, attraverso una serie di interventi edilizi urbanistici successivi, non sempre, anzi spesso non coerenti uno con l'altro, e che tuttavia hanno prodotto poi alla fine un risultato che è stato un risultato inatteso, un unicum, in cui i diversi elementi architettonici, le diverse concezioni urbanistiche si integrano in un tutto unitario. Perché sono stati rispettati forse alcuni parametri di base che hanno favorito l'armonizzazione delle diverse, diciamo così, tipologie edilizie che sono state usate. Uno di questi elementi fondamentali è stato il rispetto della morfologia del territorio, nel senso che non sono state, diciamo così, appianate le salite e le discese, cioè la morfologia tufacea della Garbatella è stata rispettata e è stato prevista, diciamo così, un ampio uso di alberi, di vegetazione, in cui, diciamo così, i vari tipi edilizi sono stati immersi. Non si è cercato di rettificare le strade, che spesso sono curve, e il tutto ha dato una suggestione, diciamo così, di varietà, un'armonizzazione dell'insieme che si è tradotto in quello che poi andremo a vedere, cioè un insieme di lotti, spesso dal punto di vista tipologico e anche architettonico in contraddizione uno con l'altro, che tuttavia si integra. Non si sente più, non si sente più. Mauro, hai tolto l'audio. Mauro, hai tolto l'audio. Ripasso l'audio a Gianfranco perché non mi sentivano più. Certo, non si sente più. Sì, ma era disattivato l'audio, se vuoi possiamo... Non so Adesso perché si praticamente. sente bene, Mauro, se vuoi concludere. Dove erano i derivati? Dove erano i derivati? Io stavo dicendo, non so se avete sentito, che questa armonizzazione complessiva della Garbatella, pur in presenza
tipologie diverse, di concezioni urbanistiche diverse che si sono succedute attraverso interventi edilizi successivi nel tempo, perché la Garbatella, diciamo sì, almeno la Garbatella storica, è stata costruita nell'arco di una ventina d'anni circa, tra il 1920 e l'ultimo intervento del 1940. Ecco, queste varie tipologie edilizie sono state immesse in una, diciamo così, ampio uso della vegetazione, nel rispetto della morfologia del territorio, diciamo così, nell'uso di un sistema viario che non è prettamente razionale, ma segue appunto l'andamento del territorio, e il tutto ha contribuito a un risultato finale inatteso, che è un risultato di sostanziale omogeneità, pur nella presenza di stili architettonici diversi, che non era prevedibile all'inizio. Fermo qua, prima che si disattivi di nuovo l'audio. Grazie Mauro, penso che poi durante la passeggiata questi temi verranno naturalmente approfonditi perché lo vedrete, lo toccherete con le vostre mani. Va bene, allora riprendiamo ecco, qua ci sono, scusate un attimo. Dunque, avevamo detto tutto, avevamo parlato delle case modello, quindi possiamo andare avanti. Questa è solo un'immagine che ho messo per darvi un'idea di quello che vedrete alla Garbatella. L'immagine centrale in bianco e nero è quella di Piazza Brin. Vedete che c'è questa grossa scalinata che arriva fino alla Via Ostiense. In questa foto credo che la ferrovia non ci fosse ancora, anche se non ne sono sicuro. E è nota come Pincetto perché in effetti lo ricorda parecchio. Invece l'altra foto in bianco e nero è la scuola di cui vi parlavo, come vedete, è un bel macigno messo al centro di una piazza, a chiudere una piazza della Garbatella. Gli altri sono elementi architettonici. Questa è una delle case modello, questa con le due colonne. Quindi è veramente un cocktail, una macedonia di stili architettonici che però tutti insieme danno un'impressione, fanno un effetto gradevole. Allora, l'ultima cosa che vorrei toccare in questo In questa chiacchierata sono gli aspetti sociali. Ci sono stati due avvenimenti, direi forse anche tre, che hanno determinato questo cambiamento di destinazione d'uso della Garbatella. Una è sicuramente l'avvento del fascismo, che si è trovato per sue ragioni ideologiche a dover modificare profondamente il centro storico di Roma. Il fallimento del progetto portuale e poi si cita poco, ma probabilmente il fallimento del progetto portuale è anche figlio della crisi economica che c'è stata dopo la Prima Guerra Mondiale, per cui tanti progetti hanno dovuto giocoforza essere abbandonati. Probabilmente la Garbatella è uno di questi. Comunque sia, diciamo, il cambiamento di destinazione d'uso è stato essenzialmente quello di dare una casa agli sfrattati o comunque a quelli che avevano perso la casa dal centro storico o negli immediati dintorni della città perché si voleva trasformare la loro città. E vi ho già detto che, diciamo, gli sfrattati e poi gli sbaraccati sono stati concentrati nelle due piazze Masdea e Piazza Sapeto. Questi due quartieri, questi due gruppi di case sono stati dedicati esplicitamente a questa tipologia di utenti. E poi è rimasto di dire qualcosa degli alberghi suburbani.
Io ho già detto che era un complesso di quattro grandi edifici, forse cinque addirittura, che avevano stanze private a uso familiare e servizi in comune, compresa la mensa che è andata distrutta nel 1944. In realtà gli alberghi poi, diciamo, sono sicuramente serviti per ospitare gli sfrattati. Ma poi, vista la tipologia degli edifici che potevano essere ben controllati, furono utilizzati anche per ospitare sovversivi ed ex confinati. È una scelta che probabilmente ha pagato nell'immediato, ma a lungo termine ha modificato l'atteggiamento politico di chi abitava alla Garbatella. E allora, questo è un ingrandimento dell'area degli alberghi. Noi passeremo attraverso questa strada, Piazza Carbonara, e arriveremo fino in fondo, quindi li costeggeremo tutti gli alberghi. E l'aspetto degli alberghi era questo: questo è l'Albergo Rosso, vedete, è un edificio imponente, non brutto almeno all'esterno, comunque molto grande, molto impattante. Tenete conto che comunque tutti sono stati costruiti sull'area pianeggiante della circonvallazione ostiense. Quindi, diciamo, tornando a quello che diceva Mauro, in qualche modo l'impatto di questi edifici è stato ridotto perché non sono stati costruiti in alto. Qua sotto vedete un'immagine, una delle poche immagini esistenti, almeno che io sono riuscito a trovare, della sala mensa, che era una grossa sala coperta a cupola in cemento armato e vetro cemento. Il vetro cemento era usato molto in questi edifici, specialmente quelli dei tardi anni 30 e gli ultimi degli anni 40, che però è andata distrutta durante questo bombardamento del 1944. Benissimo, adesso ci avviamo verso la seconda parte della presentazione in cui diremo come faremo questa passeggiata e dove andremo. Quindi come. Allora, quindi inizieremo dalla stazione di San Paolo Basilica della Roma Lido Metro B. Dalla Basilica poi arriveremo alla Basilica di San Paolo, saliremo alla Garbatella percorrendo la Via delle Sette Chiese, faremo un percorso semicircolare e arriveremo alla stazione Garbatella della linea B della metropolitana, da cui possiamo tornare indietro o se avrete lasciato la macchina là, vi potrete riprendere la macchina tranquillamente. La passeggiata è lunga circa 4 km, misurati su Google Maps. Mi sono reso conto che uno dei problemi dei contapassi è che quelli contano i passi e in questa passeggiata, ho fatto una prova con Mauro, in realtà poi spesso si fanno passi molto brevi e il contapassi li conta ugualmente, per cui poi vengono fuori delle percorrenze esagerate, ma è un limite di quello strumento di misura. L'unica salita che avremo è quella di Via delle Sette Chiese che ci porterà a Via Benedetto Brin, a Piazza Benedetto Brin. Allora, la passeggiata permette, secondo me, l'uso dei mezzi pubblici, per cui ho dato due appuntamenti. Allora, il primo alle 8:15 alla stazione di Lido Centro per prendere il treno delle 8:40, sperando che il Cotral ce lo consenta, ma insomma abbiamo abbastanza margine, quindi dovremmo riuscire un treno a prenderlo. E il secondo appuntamento è all'uscita dalla stazione di San Paolo Basilica alle 9:15. Di lì ci muoveremo per raggiungere la Basilica di San Paolo. Quindi chi decidesse di venire in auto oppure arrivasse semplicemente in ritardo, può raggiungerci alla Basilica di San Paolo, esattamente ai piedi del campanile. Adesso poi vi faccio vedere, ho fatto una foto, quindi a questo punto vi chiedo cortesemente di mandarmi sulla chat la conferma della vostra partecipazione alla passeggiata, in modo che noi si possa sapere chi dobbiamo aspettare e chi eventualmente dobbiamo cercare. Tutti
tutte le indicazioni che vi sto dando adesso a voce e il materiale informativo che consiste in un documento in formato PDF, ve li spedirò tramite la chat e via email alla fine di questa presentazione. Quindi questo è il percorso che faremo. Partiamo da un posto indicato come Giovannipoli, in realtà partiamo dal campanile della Basilica di San Paolo, saliamo sulla Via delle Sette Chiese, andiamo a sbirciare uno dei primi lotti della Garbatella, È solo arriviamo questo, fino... si vede, ecco, adesso sì, ok. Come dici? Si vedeva solo il testo, adesso si vede la mappa, Ah, grazie. va bene. Andremo un momento alle catacombe di Domitilla, poi andremo a Piazza Brin, di lì arriveremo all'edificio dei bagni pubblici e al cinema teatro Palladium, poi arriveremo alla scuola che vi ho mostrato prima, a Piazza Sauli, mi pare, poi arriveremo a uno degli edifici, diciamo preesistenti alla Garbatella, a Piazza Sant'Eurosia, dove c'era una chiesetta che si trovava esattamente sulla via delle Sette Chiese. Poi faremo questo lungo percorso che ci porterà a Piazza Sapeto e poi alla fontana della Carlotta, che in realtà è una fontanella ai piedi di una scalinata, però è carica di fascino. Infine arriveremo agli alberghi e poi alla stazione della Garbatella. Per cercare di tenere la passeggiata entro i 4 km abbiamo dovuto operare, fare qualche scelta naturalmente, comunque insomma un'idea della Garbatella dovremmo averla. Questo è il posto del secondo appuntamento per chi fosse in ritardo. Questo è il campanile di San Paolo che tutti più o meno dovreste aver incontrato, anche perché non si può non vedere. Ai piedi del campanile c'è un angolo tranquillo dove possiamo raccontare un po' di cose e cominciare la nostra passeggiata. Il cerchio rosso indica il punto dell'appuntamento. Benissimo. Adesso siamo veramente verso la fine del nostro incontro. Vi voglio parlare di un po' di bibliografia, perché molti di questi testi sono anche reperibili in rete abbastanza facilmente. I primi due sono due libri sulla Garbatella. Il primo è un libro interattivo, non dettagliatissimo, ma abbastanza chiaro e ben fatto. È del 2012. È proprio dedicato alla Garbatella. Il secondo è un libro un po' più tecnico, di Marco Gentili, Cocktail urbanistico Garbatella 2018. Questo pure dovrebbe essere reperibile in rete. Il terzo, testo completo sulla Garbatella è una tesi di dottorato del 2022, quindi abbastanza recente. Poi c'è un testo antico dedicato in cui ho usato per leggere qualche notizia sulle Sette Chiese di Onofrio Bambinio. E poi ci sono due articoli di Lucrezia Spera, che sono qui, è la ricercatrice archeologa che si è occupata del complesso di San Paolo, di Giovannipoli e del portico di collegamento tra San Paolo, tra Porta San Paolo e la Basilica. E tra l'altro negli scavi più recenti che ha effettuato, che sono, che io sappia, del 2017, ha anche trovato alcune dei resti del portico, quindi quello è dimostrato archeologicamente, non ci sono dubbi in proposito. Infine, naturalmente, i sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli. Io uso più di un'edizione in realtà, perché a volte i commentatori mettono in evidenza alcune cose. Quella che vi ho citato qua è l'edizione Einaudi, la più recente del 2018, però ce ne sono anche delle altre molto buone. È importante che siano commentate, perché il romanesco di Belli non è semplicissimo
Belli ha lasciato delle sue note autografe che però, diciamo, non, intanto non sono ovviamente delle note critiche e poi spesso per lui alcune parole evidentemente sono scontate, per cui non spiega alcune cose che per noi è difficile interpretare, quindi è necessario un testo. Un testo con commento critico, uno molto buono, credo che sia della Newton Compton, del presidente del Centro Studi Belli, però per quanto ne so, esaurito, forse si può trovare su qualche bancarella in quattro volumi e ci sono tutti i sonetti di Belli commentati con delle note critiche. Bene, allora adesso siamo arrivati veramente verso la fine e vi ho promesso che avrei chiuso con un altro sonetto di Belli e quindi eccolo qua. Allora, anche questo è un sonetto a contenuto in qualche modo sociale. Non era un socialista Belli sicuramente, anche perché nel 1834 era di là da venire, però si vede che è un cittadino e anche un cristiano, perché lui era sicuramente cattolico e non sopportava le manifestazioni esteriori della religione, quelle che servivano solo per far scena. E diceva le cose, raccontava le cose che vedeva. L'ho già detto, però è sempre bene ripeterlo. Belli non ha mai pubblicato in vita i suoi sonetti per varie ragioni, perché lui era un dipendente dello Stato Pontificio, perché il figlio era un giudice penale dello Stato Pontificio, per cui per non inguaiare se stesso e il figlio ha evitato di pubblicare questi sonetti. Addirittura lasciò nelle sue volontà testamentarie la volontà che venissero distrutti. Non è stato fatto, questo l'ho detto la volta scorsa, comunque lo ripeto, l'ha affidati a un vescovo suo amico, Monsignor Tizzani, il quale si è ben guardato dal bruciarli, ma anzi l'ha resi pubblici. Il motivo per cui questi sonetti sono tanto interessanti, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista sociale, della storia di Roma, del popolo romano, è proprio questo, perché lui scriveva per se stesso, per cui non aveva nessuno dei vincoli che hanno limitato gli autori successivi, tipo Trilussa, che doveva scrivere in un romanesco quasi italiano, anche se, diciamo, erano passati un po' di anni da Belli, però lui era obbligato per motivi editoriali, per aumentare l'audience dei suoi sonetti, a scrivere in un romanesco molto edulcorato. Belli no, Belli non gli interessava semplicemente. Quindi vabbè, andiamo dal nostro Ferraro, che è un fabbro ferraio. Per mantenermi moglie, 2 sorelle, 4 figli, io so che a sta fucina comincio con le stelle la mattina e finisco la sera con le stelle. E quando ho messo a risico la pelle, non m'arreggo più sopra la schiena, cosa ho buscato? Ar sommo una trentina de baiocchi da impiccere budelle. Eccolo il mio discorso, Sor Vincenzo. Quel chi tanto e chi niente è una commedia che m'addanno ogni volta che ci penso. Come? Io dico, tu sudi il sangue tuo e tra tanto un sovrano su una sedia con 2 schizzi di penna è tutto suo. Vabbè, se la prende col sovrano, non se la prende con la borghesia, però il concetto è chiaro. Ci sono delle ingiustizie e in qualche modo dovrebbero essere corrette. Lui si addanna la memoria, è consapevole che ci sono delle ingiustizie. Va bene, io a questo punto ho finito. Ci vediamo domenica 3 dicembre per la passeggiata alla Garbatella. Vi manderò adesso, quando ho finito la registrazione, vi spedisco il materiale che ho preparato.
E niente, se qualcuno a questo punto vuole commentare, vuole intervenire, è più che benvenuto naturalmente. Io a questo punto fermerei la registrazione e possiamo, se volete, possiamo parlarne, diciamo.